Buonasera e ben ritrovati a tutti i telespettatori di Idea Plus, canale 190 del digitale terrestre. Siamo come sempre, come tutti i lunedì, nell'appuntamento serale di Nel Mirino. E questa sera abbiamo un ospite radiofonica, un ospite che siamo abituati a sentirla e anche a vederla, dato che questa radio c'ha anche il digitale terrestre, su RTL 102.5. Ho il piacere di avere qui con me Costanza Scattoni, appunto di RTL. Buonasera Costanza e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi. Costanza, parto subito con una primissima domanda, proprio la base, ma la passione per la radio, quando e come nasce? Allora, in realtà è qualcosa che si è un po' evoluto nel tempo ed è arrivata anche un po' per caso nella mia vita, perché io ho studiato comunicazione quando ho fatto la triennale in Università Cattolica, dopodiché mi sono approcciata più al mondo del musical, ho studiato musica, recitazione, dizione, danza, poi mi sono fermata e cercavo uno stage, un periodo di lavoro magari temporaneo. Sul mio percorso mi è capitato di incontrare i proprietari della radio di RTL, quindi Lorenzo Suraci e suo fratello Virgilio, che mi hanno chiamata per un primo colloquio. Quando hanno sentito che avevo studiato dizione e recitazione, hanno detto: "Perfetto, perfetto, andiamo a provare un momento in studio." E da lì mi hanno sentita, hanno detto: "Bravissima, hai un talento naturale proprio per il parlare in qualche modo, sei stata sciolta, disinvolta, da domani inizi e fai questo programma." Ho iniziato su RTL 102.5 News, dove ancora conduco un programma il sabato e la domenica pomeriggio, e poi sono approdata su RTL 102.5 da prima come social corner, e poi da quest'anno come co-conduttrice insieme ad Andrea Salvati e Roberto Rendina. Era proprio qui che volevo arrivare, Costanza. Infatti, tu conduci anche un programma il sabato e la domenica che appunto va in concomitanza con le partite anche di calcio. Ma il tuo rapporto col calcio e con lo sport com'è? Sei un'esperta o ti sei dovuta adeguare proprio per il tuo programma? Sì, mi sono un po' dovuta adeguare. Sono sempre stata una persona abbastanza sportiva. Fin da piccola ho fatto danza classica, poi tennis, nuoto, ginnastica artistica, anche un po' pallavolo. Però il calcio non è proprio diciamo, il mio sport preferito, anche se comunque insieme a mio fratello delle volte abbiamo giocato durante l'estate. Finivo sempre in porta, non si capisce come mai, ma non è proprio un mio talento, ecco. Quindi quando poi mi hanno messa in onda insieme ad Andrea Salvati, che è un grandissimo esperto di calcio, ero un po' in soggezione, un po' in difficoltà, perché oggettivamente non mi sentivo preparata per questo compito, per questo ruolo. Ma devo dire che alla fine non è tanto la preparazione che hai, perché diciamo che i miei co-conduttori sono esperti in materia a livello proprio tecnico, quindi quel ruolo lo hanno loro nel nostro programma, mentre invece io mi occupo un po' magari di sdrammatizzare, di mettere un tono di colore, un tocco di femminilità anche in un programma che è prettamente maschile come interesse, però non è detto che anche tante donne possano appassionarsi al calcio, quindi perché no fare un po' un mix uomini e donne per creare un qualcosa di completo a 360 gradi. Bene, Costanza, ti volevo fare un'ulteriore domanda. Bene o male, come vedi qui in televisione, io conduco questo programma, ma ti faccio la domanda, poi parli te, io ho quell'attimo, diciamo, per respirare, per prendere fiato. In radio è un po' diverso. Quando inizi a parlare, devi essere, suppongo, una macchinetta, devi parlare di continuo. Ma questa cosa qui, come la vivi? Non è complicato in realtà, anche perché noi abbiamo beh, su RTL 102.5 dei talk molto brevi, durano 30 o 40 secondi, quando sono lunghi proprio un minuto, e poi comunque siamo in tre che ci passiamo la parola, quindi non è complicato, non è difficile cercare, anzi, la cosa difficile è proprio fare un discorso
che duri così poco, è proprio trovare le parole per esprimere un concetto nel più breve tempo possibile, perché il tempo è poco, bisogna starci tutti e tre. Mentre invece su RTL 102.5 News i talk sono molto più di approfondimento, sono più lunghi, abbiamo anche tanti ospiti che intervistiamo. Delle volte capita di dover riempire 3, 4, 5 minuti solamente noi speaker, insieme anche alla mia collega Greta Tartocchi. Quindi è più difficile, paradossalmente, nella DAB Radio, che è più di nicchia, magari non è ancora così conosciuta, ma tecnicamente la parte più difficile, secondo me, è quella, perché bisogna aver chiaro dove si vuole andare a parare, avere un contenuto forte che regga tutto il discorso, perché non puoi semplicemente fare una battuta, buona e finita, come su RTL 102.5, mentre invece su News bisogna proprio padroneggiare la materia che si sta andando a discutere. Bene, ma Costanza bimba, Costanza bambina, cosa sognava di fare? C'è stato un periodo che sognava di fare la ballerina di danza classica, poi sono passata ad altre passioni, in particolare quella del musical che ho scoperto verso i 19-20 anni. È un mondo meraviglioso, però in Italia è davvero, davvero difficile emergere, anche perché bisogna avere delle doti che non sono da tutti. Contemporaneamente essere in grado di cantare a livelli eccellenti, ballare da ballerino professionista e recitare in maniera veramente credibile, sono davvero difficili da mettere insieme. Avere tutte e tre le doti vuol dire avere anche una buona base di talento e di fortuna, perché non è da tutti, ovviamente, nascere con tutti questi talenti e poi essere in grado di svilupparli, perché anche lì è un percorso lungo e faticoso, ci vuole molta determinazione, molta costanza, molto studio e non si esaurisce mai, perché devi sempre rimanere in allenamento, sempre rimanere attivo, sempre studiare, quindi anche proprio faticoso. Come lavoro, per cui a un certo punto ho capito che forse non era la mia strada, ma ne ho trovate altre, anche perché oltre alla passione per la radio, adesso sto facendo un master in comunicazione e marketing alla Bocconi, che è un'altra delle mie passioni da sempre. Sto cercando di coltivarla e vedere dove un po' mi porterà il vento. Bene, Costanza, quindi diciamo, oltre il lavoro non hai mai abbandonato lo studio e questa è veramente una cosa importantissima. Però all'improvviso ti sei ritrovata in radio, come ci hai detto, è stata una cosa anche un po' casuale. Quindi diciamo che improvvisamente, fra virgolette, ti sei ritrovata davanti a un microfono e addirittura con RTL, c'è anche la social TV. Anche sul digitale, ma la tua prima esperienza, quindi la prima volta che sei andata in onda, com'è stata? Tremavi un po', eri un po' in imbarazzo, eri tesa? Com'è stata la tua prima volta? Ti va di raccontarcela? Allora, non è stato particolarmente traumatico perché alla fine io venivo da un'esperienza di recitazione dove parlavo, recitavo su un palcoscenico davanti a centinaia di persone, quindi ritrovarmi in uno studio soltanto col mio co-conduttore non è stato particolarmente difficile. Non aver davanti il pubblico ti rende l'idea di essere in onda molto più lontana. Quasi non te ne rendi neanche conto quando hai fatto delle esperienze dove invece il pubblico proprio lo avevi di fronte e potevi vederlo negli occhi. Quindi è stata brevissima perché alla fine ho fatto forse solo un paio di talk, ma è bastata al mio responsabile per capire che poteva essere qualcosa che per me funzionava. Infatti mi ha detto: "Hai una disinvoltura", ho risposto a qualche battuta semplicemente, non è stato niente di difficile, mi sono comportata come me stessa, come se fossimo al bar con degli amici a chiacchierare. Ed è quello che dico sempre anche ai miei ospiti su News: non pensare di essere in onda, non pensare di stare raccontando chissà che cosa in maniera complicata, di fare attenzione alle parole, parla semplicemente come parleresti alle tue amiche della tua professione o del tuo progetto. Hai perfettamente ragione, anche perché quando insomma parli e sei te stesso sei naturale, quindi ti viene tutto molto più facile. Ovviamente se devi iniziare a pensare, oddio fammi dire questo, oddio fammi dire quest'altro, è proprio quando ti impappini ed è finita.
Costanza, senti, ho due domande da parte di due nostri telespettatori. Te le vado a leggere, sono due curiosità. Un ragazzo si chiama Carlo, ti chiede: ovviamente tu sei in diretta, ma ti capita di rivedere qualche puntata che hai fatto e che effetto ti fa rivederti? Cerco di evitare di riguardarmi perché sono molto autocritica e ogni volta che mi rivedo, mi riascolto, è un classico dire oddio che voce orribile, che espressione stupida ho fatto. Tendo molto a giudicarmi e non è una cosa che va fatta, secondo me. Infatti i momenti peggiori anche quando studiavo musical, che mi hanno portato poi ad allontanarmi da tutto ciò e quando ero costretta, anche per motivi, proprio per motivi di studio, a registrarmi e a riascoltarmi per capire dove erano i miei errori e per capire dove potevo migliorare. Questo però, per come sono fatta io, non funziona, almeno mi fa stare male, mi fa stare peggio perché tendo molto a, appunto, giudicarmi e soprattutto in maniera negativa. Non fa bene e quindi io cerco di evitare, ecco. Bene, Costanza, e poi ti leggo una seconda domanda. C'è un Maurizio ti chiede: ti capita mai che la gente ti riconosca per strada? Se sì, ti ferma? No, non mi è mai capitato, però invece mi è successo che magari persone che mi conoscevano un po' alla lontana, magari amici dei miei genitori, parenti lontani, che dicessero: ah, guarda, ti ho guardato, ti ho sentito, guarda, ho acceso la radio perché ero in macchina, stavo andando di là e ho sentito la tua voce e ti ho riconosciuta subito. Ecco, questo mi è capitato, sì. Bene, e sicuramente suppongo sia una cosa che fa anche piacere. Costanza, ti faccio Certo. un'altra domanda, questa è più una curiosità mia, ma che può interessare a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Molte volte durante le vostre trasmissioni, ovviamente è una radio, c'è la musica, mandate anche le canzoni musicali. Ovviamente in TV in quel momento non si vede più voi, ma si vede il video della canzone. Ma quel momento, quei 3-4 minuti di canzone dove voi non parlate e in TV non vi si vede, la prendete un po' come pausa per riposarvi o già vi mettete in moto per pensare alle cose successive da dire e da fare? Dipende molto dalla situazione. Ci sono dei momenti più rilassati in cui magari che non richiedono uno sforzo particolare e quindi magari si va in bagno, si può magari mangiucchiare qualcosa, bere un sorso d'acqua, chiacchierare con i colleghi. Mentre invece ci sono magari momenti in cui bisogna essere un po' più sul pezzo, per preparare magari delle citazioni che abbiamo da fare, degli spot, oppure semplicemente riorganizzarsi e decidere con il collega: va bene, allora il prossimo talk io vorrei parlare di questo argomento perché magari c'è un topic particolarmente interessante, una notizia in tendenza, e allora si parla e ci si mette d'accordo su come gestire il talk successivo. Su news in particolare è fondamentale per parlare con gli ospiti, coordinarsi, dire allora adesso approfondiamo questa tematica che fa parte del tuo lavoro, oppure spiegargli indicazioni tecniche. L'inquadratura deve essere in questo modo, allontanati, avvicinati, controlla la connessione perché ci sono anche questo tipo di problemi. Quindi dipende proprio tanto dalla situazione, dove siamo in onda e di che cosa vogliamo parlare. Bene, Costanza, ma l'apporto di familiari e amici nella tua carriera, quanto è e quanto è stato importante? Il supporto di mia mamma e di mia sorella è fondamentale nella mia vita, sono le persone che mi stanno proprio più vicino e più a cuore, anche quello del mio fidanzato che è sempre al mio fianco, mi sostiene da sempre, qualunque cosa io scelga di fare, è fondamentale. Non avessi il loro appoggio sarei veramente perduta. Mio papà mi è sempre stato accanto insieme a mio fratello, i miei nonni mi supportano, sono molto fieri di me, anzi. Mia nonna addirittura delle volte mentre sono in onda mi scrive e mi dice: come sei brava, sei riuscita a fare questo e quell'altro. E poi mi dà anche dei consigli di stile. Per esempio, a lei non piace che io abbia le cuffie in testa quando sono in onda. Mi chiede sempre: ma non riesci a toglierle perché hai dei capelli così belli, ma ti si schiacciano tantissimo con la cuffia. Fa molto ridere, però mi fa piacere che lei mi segua.
Assolutamente, sono d'accordo con te, anche perché la famiglia forse è la cosa più importante che c'è e sono dei suggerimenti, dei consigli sempre sinceri che ci danno. Quindi sicuramente la famiglia è veramente importantissima. Ma rimanendo su questo tema, mi hai detto che hai anche una sorella. Ma questa sorella, nei piccoli battibecchi che ci sono fra sorelle, chi è che poi alla fine ha ragione? Te o lei? Ma prima di rispondermi a questa domanda, aspetta un attimo perché devo farti vedere una cosa. Ciao Tatti, sorpresa! Volevo davvero farti le congratulazioni per questa bellissima esperienza in televisione, perché davvero te la meriti e ti meriti davvero tanto altro nella vita. Per chi non conosce Costanza, volevo soltanto dire che è davvero la persona più buona e gentile che potrai trovare, perché è un po', come dire, la mamma del gruppo, ha sempre qualcosa da darti da mangiare, ha sempre dell'acqua, il fazzoletto che manca. Quindi si occupa sempre prima degli altri che di se stessa. Beh, lo dico perché, cioè, sono di parte, sono sua sorella, però è davvero una persona tanto buona che merita tantissimo nella vita. D'altra parte è anche un po' una rompi ogni tanto, nel senso che è una persona molto precisa, molto concreta, vuole che le cose vengano fatte secondo un determinato ordine e a volte diciamo che ha ragione, a volte no, a volte ho ragione io. Però è anche una grande stacanovista perché non smette mai di lavorare, pensa sempre alle cose da fare, quando d'altra parte vorrebbe solo rilassarsi con dei massaggi che le sciolgono le contratture, oppure vorrebbe mangiare qualcosa di buono con del vino. Però per il resto è davvero una persona speciale e preziosa, quindi un bacio enorme, tanti, tante, tante congratulazioni e ti voglio bene. Che carina. Quindi su questo cosa mi sai dire? Chi è che ha ragione, te o lei? O un po' tutte e due? Tendenzialmente ho ragione io perché Bianca è molto disordinata e faccio fatica a insegnarle anche come comportarsi in casa, a tenere ordinato, perché sono cose che a me mandano fuori di testa. Lei dice sempre: dopo metterò a posto, ma non lo fa mai. Quindi di solito ho ragione io, anche perché sono la più grande, abbiamo tanti anni di differenza, l'ho cresciuta, ho cercato di educarla al meglio, ma è molto testarda anche lei, quindi è davvero difficile in certi casi averla vinta con lei. Beh, allora diciamo che su questo potrei pigliarmi a braccetto con lei, perché se vieni in camera mia a volte c'è una bomba scoppiata e le lite con mia moglie sono Disastro. sempre grandissime per questo motivo. Comunque, tornando a noi, Costanza, tornando alla tua attività lavorativa, ma se dovessi dire un grazie a qualcuno, oltre a te stessa, che come hai visto ti sei fatta notare e sei stata chiamata, a chi andrebbe un tuo grazie? Beh, sicuramente a Lorenzo Suraci che mi ha dato questa possibilità, che ha visto in me probabilmente il talento e le capacità per fare questo lavoro. Ad Angelo Baiguini e Federica Gentile che mi hanno davvero insegnato tantissimo di come si fa questo lavoro quando ho fatto il social corner per il loro programma Viva l'Italia. Ascoltandoli, guardandoli in onda per tanti mesi, ho davvero imparato tantissimo, molto di più che non se mi avessero lanciata su RTL 102.5 così senza saper dove andare a parare, mentre invece ho capito da loro che ascoltare fa tantissimo di quello che puoi apprendere, che puoi assorbire da un collega. Bene, Costanza, prima ci hai detto che sei una persona che non ama riguardarsi perché non ama vedere gli errori, quindi magari forse questa domanda che ti sto per fare è un po' complicata, ma se tu ti riguardassi indietro in tutta la tua carriera che hai fatto fino ad ora, errori o cose che non vorresti rifare e che cambieresti, quali sono? Allora, grandissimi errori, no, qualche piccola disattenzione che però capita sempre, la parola sbagliata che comunque in diretta può scappare, non hai possibilità di modificare niente, quindi magari portare un po' più attenzione a quello che dico, quello che racconto, non rispondere a delle provocazioni, perché mi è capitato anche
avere delle specie di battibecchi in onda con dei colleghi che cercavano un po' di stuzzicarmi e quindi magari delle volte rispondere un po' a tono, ma era il bello del programma, loro lo facevano apposta e sono sicura che in realtà al pubblico sia piaciuto. Bene, Costanza, siamo davvero in chiusura. Ti faccio un'ultimissima domanda, più che una domanda, un consiglio. Te sei giovanissima e un consiglio a tutti questi giovani che sognano e vorrebbero fare una carriera, partire come sei partita tu. Cosa potresti dire? È difficile perché nella società odierna se si ha un sogno e si cerca di raggiungerlo con tutte le proprie forze, si vuole davvero arrivare. Non basta più dire lavora sodo, ce la puoi fare. È vero che ci vuole anche tanta fortuna nella vita, bisogna avere anche purtroppo semplicemente un po' di conoscenze, un po' di contatti che ti possano aiutare, per cui lavorare sodo comunque è veramente la base, non arrendersi è fondamentale, andare avanti perché se si ha un briciolo di fortuna, davvero poi alla fine tutto il lavoro e tutta la fatica che si è fatta darà sicuramente i risultati. Bene, Costanza, grazie mille per aver accettato il nostro invito, grazie mille per essere stata qui con noi, sei stata davvero simpaticissima e hai risposto in maniera grandissima a tutte le nostre domande e alle domande dei nostri telespettatori, gli hai levato anche qualche curiosità. Grazie ancora per aver accettato l'invito. Grazie a voi. E ovviamente ti aspettiamo su RTL, continuiamo a guardarti su RTL. Grazie. A tutti voi che ci avete ascoltato, va il mio più caloroso arrivederci e ci vediamo come sempre lunedì prossimo alle ore 20. Buona serata a tutti con la nostra programmazione.